e dell'intrattenimento. E 8 canali premium di cinema e serie partito. TV. No, però adesso mi hanno sentito il terrestre è davvero semplice. Non devi neanche cambiare la tua tessera. Ho fatto una battuta bellissima prima, però l'abbiamo persa perché non stava registrando. Entro il 30 giugno 2018. Scopri di più su sky.it. Digitale terrestre. No, ma non ho lo stesso. Arrivano gli imperdibili 100. 100 obiettivi per la tua nuova... Iniziamo a registrare ora che è finita la seconda tempo. Manda la serie 1400 euro con finanziamento imperdibili 100. No, semplicemente perché inizia sicuramente Buffone, entrerà Carletto Pinsoglio, quindi momento importantissimo quello di Pinsoglio. Entra in campo Buffone negli ultimi 45 minuti con la Juventus, questo invece è il cambio che invece è imminente per il Verona con l'ingresso di Enrico Bergiotti, classe 96, al posto di Caracciolo. Buffone sotto la curva su. Stavo morendo. Grande Gigi, non vedo un cazzo, ma grande lo stesso. Comunque sì, intanto si è Bentancur che parte fermato dall'intervento al 47esimo e vediamo cosa succede in questo secondo tempo, poi ci sono le prime azioni, quindi vivremo un po' insieme in questi momenti, avanza cosa che avrete già vissuto perché questo video il video tocco di Aro, se questo pare si poteva cercare il dribbling all'interno con il tacco, troppo lezioso il giovane inglese, ma sai che secondo me c'è gente che preferisce guardare noi alla partita, anche in possesso di una nuova tecnica, una nuova velocità, però ecco le cose importanti, magari con due schermi, in una guardate noi e in quello più piccolo. Cioè, la conferenza stampa di Buffone, faccio una live in modo semplice in cui sentiva solo l'audio e cominciava. Vede Romulo su Martino. E c'era anche gente che guardava me. Matos si era mosso proprio Arno, sta pure chiamato, ma Matos va da solo. E poi mi torna a finestra. Torna da sì, vabbè, il cellulare però. Cerca il dribbling, è stato Romulo che sta giocando una partita. Primo tempo Romulo. Scambia con Arno. Il dente avvelenato dell'ex. Prepara vero. Riescono a respingere le lacrime. Il corner di Lugani anticipato di palla al volo. Conclusione larga con una deviazione però. Douglas Costa si accentra, può anche calciare in porta Nicolas. Daniele! Juventus in vantaggio! Cioè, ha fatto gol Rugani, ti Rugani, porto, ancora una volta! C'è il cioè, che aspettano i gol degli Rugani. Ha un culo di interno, poi tiro velenoso di Douglas Costa. Sì, ma accompagna la palla sul destro. Beh, a partire. Dove? Ecco qua. Rugani in posizione regolare, la mette dentro. Dove va? Cioè tutti che vogliono fare gol, sto qua sempre il culo di trovarsi sempre l'area, tanti Rugani ha guardato. Beh, l'ha proprio perso per un attimo. Sì, è stato davanti l'assistente, l'arbitro anche mai stato davanti in marcatura da dietro col VAR che è anche grande esclusioni pesanti da parte Danielino di Allegri, Rugani, capitano futuro soprattutto da tifosi e stampa, tipo la leadership, molto, il carisma molto e molto settima futuro. Rete complessiva capitano futuro della Juve, due gare di Serie A per Rugani che ha finito da titolare Aldo in sette delle ultime 8 partite, solo con Napoli non c'era da devi volare apprezzavo la sogno nel cuore lucido. Napoli torna campione. Salutare per tutti così. Cosa pensano i tuoi ascoltatori che stai bevendo un Malibu Cola e io un gin? Sì, questa è una pezzi della Satania. Discutono Pjanic e Dybala. Questa è una posizione più per Pjanic che per Dybala, ma galoppante. Stiamo a vedere per come ha posizionato il pallone, mi sembra Pjanic, giocatore che andrà a tiro. Gol. Sì, io conta giunto. Come sempre i passi, guarda come sempre il portiere Pjanic. In corsa leggermente più lunga. Eccolo il suo destro. Sopra. Finale! Non sbaglia mai. Mamma mia, oh. La cagata per lui. La barriera di Vecchia non salta. Però poteva farlo tirare Alex Steiner che tirava. Dovrei fare una media, ma secondo me. Salto dei giocatori. Avrà un. Ogni punizione sarà un. Sarebbero 75 gol. Con un tiro di Pirlo. Proprio. Saltano non tutti. Anzi, sopra Pirlo. Può essere. Sì. Sarà 28 anni. Per altri 6 anni può fare quest'anno il Verona. No, per dirci che ne tira veramente ne ha dimenticato dentro 7 per il Verona
in tutti gli aspetti, i dettagli. E gli altri, o li tira addosso, comunque semi giusta. A Milan e Pjanic, cioè non è che li punta fuori di tanto. Sì, magari togliendo quelli del suo campionato. Che... No, quelli da tiro diretto, quelli che non riesci a tirare, li fai, fa altra roba. Non è che tira sempre a prescindere, tipo del Piero tirava che fosse 40 metri, cosa pensi? Stai Donnarumma su alcune situazioni, però tutto partito. Annotazione, Allegri fa un saluto alla curva come richiesto. Boia, boia. Forse anche Crampi, numero 8, Crampi un giocatore. Faticato. C'è il cambio, ma per ora è quello che per ora con l'inserimento di Franco su Pulini al posto di Arons. Categoria cioè, in dubbi qualità Arons, perché ha buona tecnica, rapidità di movimento, però ricordo, deve farsi dei compagni, no. Fare le cose giuste, no. Gli spazi giusti nei momenti giusti della gara. La lingua è sulla vecchia. L'abbraccio di Barzagli e di tutta la squadra, di tutto lo stadio, per Gianluigi Buffon, eterno numero uno. È sempre emozionante quando chi ha fatto la storia se ne va come Buffon in questo momento e saluto tutti per l'ultima volta. Dopo 656 partite con la Juventus, il debutto il 26 agosto 2001, Gianluigi Buffon saluta i suoi compagni allo stadium. Quante volte avrà immaginato questo momento, quante volte lo avrà allontanato, quante volte lo ricorderà. Tutti in piedi per il numero uno, Gianluigi Buffon. Anche Allegri si commuove. Il 19 novembre 1995, quasi 23 anni fa, a meno di 18 anni, Parma-Milan 0-0, e c'è anche l'occasione, come in tutte le partite più importanti della sua carriera, una parata che è rimasta nella galleria sua personale, nella storia del nostro campionato, su Roberto Baggio, quando sono arrivate tante altre, proprio nei momenti più importanti. I grandi campioni si vedono nelle grandi partite. Quindi il sinistro di Fares su Lichtsteiner. Quando si è ritirato Del Piero, secondo me, Del Piero è riuscito a coprire da solo gli addi in contemporanea di Gattuso, Zanotta, Sarri, Fenzani. Lui da solo ha rubato la scena, loro, mi ricordo. Cosa,
proprio, cioè là, si è ritirato del tiro ancora Fares e anche gli altri. Fossati che però ha toccato più, per ultimo è venuto un po', è diverso, è la prima volta che succedeva un ritiro così nostro... importante dopo tanti anni. Invece adesso è riavvicinato con il Buffon, Totti, doppio, Zanetti, no, siamo abituati a questa doppia finestra con la possibilità di vedere palla una aerostiva di Buffon in questo momento. È il primo capitano, te ti pensi? È la sua attesa, sta meditando prima di fare cosa importante. Forse che si è ritirato a uscire mi fa pensare di no. E quando è che si è ritirato Scirea? Nell'80, è morto nell'89, Higuain, pare. Nell'86-7 si è ritirato. Fermato. L'anno prima, mi pare, nel personalismo di Higuain poteva giocare a palla con Alexandro Caramargo a sinistra. Ma in quelli in mezzo, sui punti di passaggio, anche il Sonnetto, il Mandieri, un po' come si ritirasse, non so, come se Pellina si ritirasse. Si alza Buffoggia, si è alzato, va sotto la curva. Sotto la curva, no aspettate, no, entra un attimo, ha fatto una finta, è entrato verso lo spogliatoio però ha detto di aspettare un attimo, la dozza cercare ancora per qualche minuto la solitudine del numero uno. Comunque secondo me l'ho visto molto provato, in parte il motivo che può avere potrebbe condizionare la scelta che deve fare questo gioco, cioè, potrebbe avere un totale ripensamento e pronto il corner di Pjanic, al centro Mandžukić, Higuain parte molto largo, c'è ancora Rugani in area con Alessandro sul primo palo, palla arretrata, ancora schema, ma non arriva nemmeno questa volta il pallone a Dybala. No, tenere di conto tutto, di quanto sia importante questa roba per te, solo alla ancora Pjanic. Secondo me non dovrebbe sbilanciarsi. Poi va a chiudere lo scambio con Pjanic. Non dovrebbe sbilanciarsi. Super il Verona, Fossati fermato da Nick Steiner, fallo, punizione. Devi aspettare una settimana. Uscito, okay. Non con i tempi giusti. Pronto il cross da parte di Matos, è riuscito a un soglio che pratica tocca il suo primo pallone. Grande Carletto col 16, che spettacolo di numero 16 perché è il mio numero 16 bianco nero e Carletto della sua 16, me lo posso, carriera in Serie A, 28 anni, Carlo Pinsoglio, 28 per gli amici, 47 che l'anno scorso era a Latina, giocò l'ultima partita proprio a maggio di un anno fa. Romulo cross sul primo palo, deviazione in rete per il Verona, Alessio Cerci, 2-1, si riapre la porta. No, povero Carletto. Il campo Romulo, anche in questo caso è arrivato. Romulo è fenomenale. Sul fondo, ha messo in mezzo un fendente, perfetto per il taglio di Cerci che ha fatto un gol non semplice, il terreno è scivoloso, ecco qui. Ma no, gol a Carletto su Romulo e devo dire che Cerci gli fa una grande gol. Romulo è fenomenale, ha fatto un partitone, ha fatto quel fino, se l'ha fatto a casa il suo 41esimo al centro, respinto su Marchisio che può cercare ancora il tiro, la porta senza trovare. Vacca sembrava questa la del Piero, ha dosato bene questo tiro a giro Marchisio, non molto Marchisio, bene oggi Marchisio, è andato poi ha tirato tipo 3-4 volte in modo. Chiede il mani Mandžukić di Berzotti, visto da Pinzani, calcio di rigore per l'Aiuto. No, Nick Steiner almeno. Ha mantenuto in Italia, spero almeno. Non doveva farlo. Rugani e qui salta in modo potrebbe entrare. Lanciandosi, allargando le braccia. 30 minuti fa, cazzo. Qui va Nick Steiner all'ultima in bianco nero. Sei lì che non sbagliati, prego. Destro no! Para. Non è valido. Dybala cross superato Nicolas, palla respinta Berzotti, questa volta anticipa Mandžukić, si è distesa bene Nicolas, è andato perché, proprio vabbè, dai, c'è altro senza che fare. Partire prima il tiro di Vicciani era preciso, non potente, vai, però è stato bravo ad andare a deviare questo pallone. Chi se ne frega delle regole, tutta la palla fuori Marchisio per concedere la standing ovation a Lichtsteiner. Esce così.
immagini che danno l'idea anche della forza, della solidità, della compattezza incredibile del gruppo della Juventus. Che sono giocatori, finisce 2-1 per la Juventus, campione d'Italia 2017-2018. Tutti gli occhi dello stadio però sono su Gianluigi Buffon, ancora sotto la curva sud. Ci vediamo fra poco per... Quando incontri un'emozione. No, siamo qua per la premiazione che inizia adesso e inizierà il numero 2 De Sciglio. Grazie Monica, il grazie capitano, Roberto, in effetti è così, le lacrime hanno insomma col Milan connotato questa giornata, quella di Buffon, la pioggia che è arrivata dal cielo, magari al piccolo, al più piccolo dei tre figli Leopoldo Mattia Buffon potrà raccontare che era la pioggia che gli bagnava il volto, i due più grandi, Luis Thomas e David Lee, difficilmente potrà farlo, ma non c'è bisogno di coprire le lacrime e di vergognarsi quando sono per emozioni così forti in generale. Inizia la cerimonia con i giocatori grande che verranno convocati sul palco, il presidente della Lega generale Marco Brunelli, il capitano, il capitano decidio, Giorgio Chiellini, il nuovo capitano della Juventus. Spaccata una gamba e... andiamo da Carolina, fratello, un abbraccio al fratello che è superato del fratello. È grande, cazzo, mi ricordo che era uno spiccio così. Beh, la moglie, la moglie non è mai riuscito a bocciare, c'è solo così, e se non c'è il naso in mezzo non c'è niente. Si bacciano la... io tengo del piano testa e con l'altro stipito, cosa facciamo? Le migliori per qualità, ma avevo detto il contrario, per intenzione, per presenza sia in campo che fuori. Oh, ti ho accecato l'occhio, la bellina responsabilizza ulteriormente dall'avvio di Bonucci come Mehdi Benatia, decisivo nella finale di Coppa Italia col Milan qui allo stadio nello scontro diretto, uno dei grandi bivi della stagione contro la Roma, gol del quale fuga c'è oggi? Ogni anno più di gol. Potenza fisica spesso non è associata a una diligente interpretazione del movimento, è andato a cagare deficiente, si è cambiato la mano nel tempo e qui ha ritrovato che incoglionite cazzo, è davanti un uomo stuzzicato l'orgoglio con le esclusioni, se no poi Bender che sta essere stato coinvolto negli episodi più scabrosi del rispetto con Reale Napoli, questo è già su calciatori tutti proprio il confronto tra Bender, ah si si li caga neanche in boccia. Edin, dov'è? Eccolo. Che fenomeno sto c'è qua. È più grande del papà. Beh, un altro... altro stato. Spiegati. Brutte cose quelle con Benatia, che è migliorata tantissimo, cioè, gli hanno detto di no, sempre sì, presente proprio lì davanti, cioè, sembrano anche loro che si mettono davanti e non bisogna rimbalzarsi delle fighe là, tagli la mano. Ormai sti qua sono abituati a fare così, io sono sfiga, comunque è già sfigata senza la broma. Nove gol, che storia, l'hanno stato veramente decisivo. Grande Samuele, quello che resta, gran figa quella. Gol e assist contro il Milan dopo qualche fischio, anche perché è in una fase non facile della stagione, ma è un
leader assoluto e un grande eccolo la Germania, ma già vinse in testa sullo Stoccarda 2006-2007. Sami Khedira, vedremo anche lui al mondiale con Cuadrado, l'uomo dei gol stra decisivi. Esatto, soprattutto fa parte di quella categoria di giocatori che tutti vorrebbero avere, tutte le grandi squadre stanno cercando, cioè gli esterni che sappiano saltare l'uomo, e lui è uno dei tre giocatori che ha a disposizione di grande caratura tecnica. Grande qua. Per lo scudetto che hanno fatto il percorso così e faccio così
Che cazzo gli è? La fascia sinistra oramai è il suo giardino di casa. E la casa sua domina tecnicamente e fisicamente. Dio Santo, dito a che secondo me dopo aver visto Marchese bagnato il colore. Alessandro è stato uno dei giocatori meno incisivi rispetto al suo potenziale. Esatto, è stata una stagione. Poco incisivo in avanti, in alcuni casi Asamoah lo ha superato nella persona classifica di Allegri, ha fatto un po' fatica, ecco, deve ritrovare quello spunto, quella forza, quella capacità di andare in sovrapposizione in avanti e creare i presupposti del gol ai compagni d'attacco. A due processi di passaggi realizzati, perché quanto freddi fa devi anche se sta per giocare. E lui lo fa alla grande, appena arrivato il gioco. Molto importante, quasi a due passi di rendimento, ma veramente prezioso per la sua piccolina, quella carina per la piccolina. Sono arrivato all'ultimo, a fine mercato. Soprattutto nei momenti decisivi quando la squadra. Guardalo. Centrocampo a terra. Guardalo. Il piccolino che sono stato. Fondamentale per la sua corsa, per la sua fisicità, per la sua generosità. Vincente già al Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi. Ecco la nozza. È uno dei simboli di questi anni straordinari. Un dato su tutto. Inamovibile anche con la Francia, convocato anche ai prossimi mondiali, è stata una concorrenza incredibile. Qui un campione del mondo. No. Secondo me avevano paura di essere costante per i prossimi anni, come è successo per quelle due riuscite. Leader tecnico, silenzioso, grande carisma, grande affidabilità. Per Barzagli, uno dei moschettieri che rimarranno con Giorgio Chiellini. Dopo gli addii di Buffon e Lichtsteiner, quello. Eccolo, Carletto Pinsoglio di Marchisio. Ha avuto la possibilità di poter vivere questo spogliatoio, lui è un pezzo di fuorino. Ed è così, se ti diventa campione d'Italia. Sì, appunto a Pinsoglio che oggi ha debuttato in Serie A con gol subito. Anche lui resterà insomma negli annali, un po' come i giocatori che sono nelle foto dei grandi gol, lui resterà nelle foto dell'uscita di Buffon. Esatto, Buffon dei, ma ha preso anche parte che poi è altissima, appunto, attivamente a questa giornata. Ha subito gol, ma certo non è colpa sua, ha fatto anche delle belle parate, una bella uscita. Qui uno giocatori più vincenti in rosa, campione già d'Europa, del mondo con il Bayern, guerriero in una stagione non facile dal punto di vista fisico, non solo. Sì, non molti gol per lui, 5 in campionato, in Coppa però la sua capacità, la sua forza fisica, il suo saper far pesare la sua altezza, ecco, e la sua determinazione nel rigore. Carlo Pinsoglio. Eccolo, qui un altro campione del mondo che era stato acquistato, poi deve trovare confermarlo, poi se avessero avuto un certo numero di presenze, certo si sapeva non fosse al top all'inizio fisicamente, nessuno poteva immaginare che praticamente avrebbe solo accarezzato il campo. Ecco, titolare nella partita, una delle più importanti della stagione contro il Napoli, poi al ritorno. Sì, un po' un oggetto misterioso per larghi tratti della stagione. Peccato. Doveva essere il tuttofare della difesa di Allegri, invece gli infortuni lo hanno penalizzato. Tre partite, un gol,
contro la Samp per Benedikt Öbedes. Non pensare a un gazzo. Chesney, e soprattutto per un portiere che di giocare una volta ogni tanto, rimanere in panchina per un mese e poi dice il confronto costante. Devi smanipolare un po' perché Chesney qua, sul tuo giorno è bianco. È pronto per un futuro da titolare protagonista Rugani, Aldo? È vero che Allegri ha dato notizie contrastanti questa stagione su Rugani, perché in alcuni casi lo aveva promosso, poi lo ha tenuto in naftalina per molto tempo. Ecco, forse deve ancora conquistare a pieno il proprio allenatore Rugani. Lo sta facendo! È rosso. Gli ha proprio fatto di quelle lampade. E con allenamenti mirati riusciamo a tenere una forma fisica. Uno dei 5 moschettieri, l'avete sentito anche nell'annuncio dello sticker, hanno vinto 7 campionati consecutivi con Buffon, Barzagli, Chiellini e Marchisio. Pensare a un gazebo qualcosa. Milioni di euro e anche il gazebo potrebbe. Forte, intenso, di quelli là. Diversi minuti anche di si aprono almeno. Qui da 20 euro al coso. A questo appunto il ventenne Rodrigo Lolo Bentancur è iniziato con alcune partite già da titolare proprio nelle prime giornate di campionato, poi magari pure la qualche difficoltà nel corso della stagione, il tempo è dalla sua. Lolo grande Benta, prendo per il culo. Thank you.
da tutti quella là. Corsea. Ecco il Berna. Vedete i capelli del Berna sotto l'acqua. Ma è l'ultimo giocatore. Non l'ha messo per penultimo o per il numero, ma per il capello che si bagna. Bella stente che hai in vero gigante. L'avevo vissuto. Ha fatto una collezione degli esterni preziosi della Juventus che sanno cambiare il volto. Quello è il principe Carlo. Le partite soprattutto quando le squadre avversarie si chiudono e c'è bisogno di fantasia, di rapidità, di tecnica. È una bella stente. Anche lui, non sempre al top della condizione fisica, un infortunio anche pesante nel derby, però decisivo in due momenti fondamentali a Cagliari. Aia. E a Firenze con due gol. No, no, prima c'è il staff tecnico. Ora lo staff tecnico della Juventus. Dai, veloce, veloce. Grande Landucci. Dai, allenatore Antonio, no. Antonio Landucci. Massimiliano Ponte. Belleri. Trombetta, ex calciatore. Ferrarese, responsabile dei preparatori atletici. Aldo Dolcetti, collaboratore tecnico e tattico di Allegri. Claudio Filippi, preparatore dei portieri dal 2010, Andrea Pertuso, preparatore atletico, Roberto Sassi, preparatore atletico, stanno prendendo pedate quelli dello piano, poi appunto Simone Folletti, responsabile dei preparatori atletici, per la prima volta lo vediamo in questa stagione in giacca e cravatta, dopo averlo visto sempre in versione da preparatore atletico. Ma portala Maiano, e appunto Roberto Sassi, un grande studioso di metodologia e innovazione dello sport. C'era anche Duccio Ferrari, bravo, altro preparatore atletico ora per il momento. Buona piove, portalo! Del allenatore capace di vincere. Buona, buona, veloce, 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 poi io. 5. Portalo, vai in carriera. Ciao a te, uomo! Come capelli ricchi a meno 2 da Trappattoni, 4 consecutivi, dove cazzo non è di 30, la prossima sfida sono i 5 di fila, record individuale, assoluto, ancora, inesplorato. Al mio, spero anche i ragazzi che vengono, innanzitutto i ragazzi. È un allenatore che vengono al centro dei calciatori, le qualità dei calciatori, e le ha sfruttate molto bene quest'anno. Senza paura di tutti i bambini che hanno un altissimo profilo come Di Mara, come Higuaín. Piove fortissimo allo stadio da mezz'ora, ma sono più le bandiere come una volta per vivere questo momento. Ci vediamo io. Sì.